contratto tra il comune di Roccalomera e la ditta Operes SRL di Santa Venerina in provincia di Catania per i lavori di ristrutturazione dell'antica filanda di Roccalomera. Parliamo di un'opera da 1 milione di euro, lavori che saranno consegnati entro 15 mesi, almeno questa è la promessa della ditta. Con noi il sindaco di Roccalomera, avvocato Miasi, il contratto quest'oggi praticamente dà il via in là a quest'opera di ristrutturazione che prevede una grande sala convegni e poi un museo. È un giorno importante per Roccalomera, io credo. Giunge a compimento l'iter, diciamo, amministrativo, burocratico di un'opera che cominciò nel 2001, come vi dirà l'ingegnere De Marchi, che è il pit manager. Questa è un'opera interamente finanziata dall'Unione Europea e inserita all'interno del pit 13, dal turismo classico, dal turismo tradizionale all'altro turismo, ed è un punto importante perché rilancia una struttura che ha una grande valenza culturale, ha una grande valenza anche come memoria storica di un momento di lavoro. La seta nella Sicilia orientale rappresentò per oltre un secolo non solo un fatto di sostentamento, ma anche un fatto industriale del quale non vi era traccia nella restante parte della Sicilia. Per delle questioni che non so, questa a quanto mi costa è l'ultima e l'unica filanda rimasta in Sicilia, quindi è logico che su questa filanda si appuntino i riflettori di tutti coloro che intendono in qualche modo rilanciare gli antichi mestieri, dare testimonianza di un'attività che è scomparsa nel tempo. Ma i nostri giovani devono sapere, lo sapranno mano a mano che spacchetteremo questa bella iniziativa, che la seta, la lavorazione della seta, anche che è affascinante dal punto di vista proprio della metodologia, ma rappresentò un grande fatto importante non solo per Roccalomera, ma per la provincia di Messina, per Catania, Siracusa, per tutta la Sicilia orientale. E quindi noi oggi consegniamo, definiamo la fase operativa, che è stata per la verità un po' travagliata. Ed io voglio cogliere l'occasione pubblicamente per ringraziare i proprietari della filanda, il signore Francesco e Rachele Papandrea, i quali con grande senso civico, voglio dire, hanno consentito e hanno rinunziato a fare valere tutta una serie di eccezioni che avrebbero messo in difficoltà l'iter procedurale. E quindi anche grazie al loro senso di civismo e di buona volontà, che oggi noi abbiamo saldo nelle mani il finanziamento di 1.980.000 euro, di cui 1.100.000 e 80.000 che sono proprio per i lavori. E grazie alla collaborazione di tutti, di chi nel 2001-2002 pensò che questo potesse essere un segnale importante, uno strumento per consentire il rilancio della Roccalomera, grazie anche forse in qualche misura, soprattutto all'ingegnere De Marchi, pit manager, al lavoro che abbiamo fatto anche noi nel corso di questi ultimi 3 anni e mezzo. Ecco, oggi la filanda è una realtà in divenire, fra 15 mesi io spero che diventerà una realtà operativa. Ed è un bel fiore all'occhiello di Roccalomera. Noi sulla filanda intendiamo avviare un ragionamento sulla via della seta, cioè noi intendiamo legare attorno al processo di lavorazione della seta, sul quale abbiamo già diversi ragionamenti, ma legare la Sicilia, Roccalomera, con la Brianza che fu un grande centro di produzione della seta, con la Spagna, Madrid, con la Francia, con Lione, con le Fiandre, Bruges, per poi legarci ancora a Venezia e ripercorrere la via del Cantaio. Per poter dire, in un momento in cui c'è necessità ancora di più di parlare di coesistenza pacifica tra i popoli, che c'è proprio un punto di contatto tra un roccolomerese, un siciliano e un abitante di Shanghai o uno delle Fiandre o uno di Lione, esattamente che 100 anni fa tutti questi abitanti, il siciliano, il fiammingo, il francese, il cinese, con le stesse modalità lavoravano la seta, quindi hanno un linguaggio comune. Su questo linguaggio comune possiamo cominciare a fare, a costruire un discorso che passa dalle università, dai rapporti turistici, dei rapporti commerciali e rendere il mondo un po' più vicino e un po' più amichevole al proprio interno. Ecco, questo è uno degli aspetti della filanda. L'altro aspetto è quello proprio museale. Come vedete qua abbiamo trovato una serie di strumenti che servivano alla lavorazione del lago da seta. Questi strumenti speriamo di
li sottoporremo certamente al vaglio della sovrintendenza, poi li ricondurremo all'antico splendore e diventeranno il nucleo fondante del museo della seta, che diventerà un punto, un polo di richiamo per tutto il mondo. E poi ci sarà l'attività, proprio quella, oltre quella museale, quella convegnistica. Qua verrà una magnifica sala convegni e un balcone sul mare del quale intendiamo approfittare a beneficio non solo del comune di Roccolomera ma dell'intera Unione dei Comuni. Io credo che un'opera di tal fatta sia un'opera che debba essere messa, come io ho intenzione di fare, a beneficio dell'intera comunità della Unione dei Comuni, dei 18 comuni. Quindi noi sin da ora ci candidiamo nel settore del turismo a essere un momento importante per tutti coloro che volessero, all'interno di una grande e bella struttura ricca di storie e di contenuto culturale, che volessero tenere delle manifestazioni culturali. Aspetta,